Allora, buonasera a tutti. Benvenuti a questo nuovo appuntamento dei lunedì dell'architettura dell'INARC, un appuntamento che per noi oggi rappresenta un'opportunità particolarmente importante e significativa. Voglio per questo prima di tutto ringraziare il presidente della provincia Nicola Zingaretti per la sua presenza e per aver accettato l'invito che l'INARC gli ha fatto di presentare qui il progetto strategico per la capitale metropolitana. L'INARC, come lei sa presidente, nata più di 50 anni fa su un'intuizione di Bruno Zevi, è un'associazione che riunisce progettisti, costruttori, industriali del mondo dell'edilizia, amministratori, uomini di cultura e tanti altri soggetti impegnati quotidianamente nella promozione di interventi di qualità delle trasformazioni fisiche del territorio, impegnati a costruire azioni e idee per vivere meglio, come recita il titolo di questo incontro, vivere meglio nelle città, nei quartieri, nelle case, nei luoghi di lavoro, consapevoli come siamo che la configurazione fisica degli spazi, dei paesaggi, le loro relazioni, le interazioni con le persone che li abitano, il dialogo con i contesti e con la loro storia, con l'ambiente e con le sue esigenze, è un fattore determinante per vivere meglio. Naturalmente voglio anche ringraziare chi ragionerà insieme a noi questa sera su questo progetto. Ringrazio l'ingegner Paolo Buzzetti, il presidente dell'ANCE, l'architetto Amedeo Schiattarella, presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, il professor Rosario Pavia, docente di teoria dell'urbanistica alla Facoltà di Architettura di Pescara, e a momenti arriverà anche l'architetto Luca Zevi, che ci aiuteranno ad approfondire i temi. Io chiaramente non entro nel merito del progetto che sarà presentato dal presidente Zingaretti. Permettetemi solo di fare una brevissima considerazione introduttiva, perché al di là poi della riflessione sui singoli contenuti, il piano strategico elaborato è uno strumento che, mi sembra, accetta la sfida di costruire una visione per l'area metropolitana romana, un progetto unitario, collettivo, a lunga scadenza, un'idea complessiva di sviluppo della trasformazione, rifiutando la logica della frammentarietà degli interventi e della disorganicità dell'operare. Un'idea complessiva anche del concetto di sostenibilità, che come sappiamo non può essere limitato soltanto a questioni energetiche, ma che comprende sostenibilità sociale, economica. Parlo di sfida perché spesso in questo Paese, negli ultimi anni, sembra invece prevalere la logica della contingenza. Qualche mese fa leggevo un editoriale sul Corriere della Sera, firmato dal sociologo Giuseppe De Rita, il presidente del Censis, che a metà tra l'annunciazione di una tesi e la provocazione teorizzava l'ipotesi del governo della contingenza. Scriveva De Rita: è fuori luogo che una politica centrata su programmi e visioni, su riforme, è una politica che non ha più senso, siamo obbligati a introiettare la contingenza come riferimento strutturale di una cultura di governo. Mi sembra che il progetto strategico della provincia abbia un'ambizione diversa. Tutti noi qui presenti, tutte le associazioni, le istituzioni e l'INARC in primis, vorremmo accettare la sfida che è contenuta in questo progetto, che è un progetto che chiede innanzitutto un grande investimento di capitale intellettuale. Le parole guida di questo piano, a noi costruttori, architetti, progettisti, ci riguardano direttamente. Parlare di policentrismo, di arresto del consumo di suolo, di riqualificazione dell'esistente, di densificazione, di housing sociale, di demolizione e ricostruzione come strategia della riqualificazione urbana,
una strategia che pone delle sfide importanti sul piano delle procedure, sul piano delle partecipazioni, al di là di qualche annuncio estemporaneo o di incarichi dati ad ex archistar. Scusatemi quindi un'ultima citazione, sempre di un articolo di giornale. Pochi giorni fa, un articolo di Beppe Severgnini, in cui si tentava in quel caso un parallelo tra Londra e Milano, conteneva una frase secondo me fulminante. Affermava Severgnini: Londra non ha mai avuto paura dell'architettura moderna perché Londra non ha paura del futuro. Credo che se questo progetto strategico non avrà, e sono convinto che non avrà, paura del futuro, dovrà e potrà accogliere con coraggio il contributo dell'architettura. E do la parola al presidente Zingaretti. Grazie, e ovviamente grazie per questa opportunità questa sera, che si inserisce proprio in questa ambizione di fare della discussione sul progetto strategico di sviluppo dell'area metropolitana di Roma in primo luogo un grande confronto culturale con le forze economiche, sociali, le categorie, i sindaci, i territori, e noi stiamo aprendo, il via sarà subito dopo l'estate, proprio questa fase di consultazione, di tavoli tematici e territoriali di confronto, e l'appuntamento di oggi si inserisce un po' come una delle primissime occasioni anche per impostare questi tavoli. Quindi ci tenevo a dire, anche questa serata è parte di un percorso di confronto che poi avrà delle fasi successive, quindi è un contributo importante anche per questo. L'idea del progetto, ci tengo a dirlo ovviamente in questa sede e questa sera, nasce, e lo dico perché è così, anche e soprattutto grazie all'impulso e al contributo di Maurizio Marcelloni, che quando io incontrai all'inizio della mia avventura amministrativa, proprio per interrogarlo su come affrontare in maniera non banale questa fase del ciclo di governo, mi spinse ad iniziare questo processo che, come vedrete, è molto complesso e molto di confronto e di arricchimento culturale. Il motivo, in primo luogo, i motivi sono semplici e sono tre. Il primo è legato alla novità dell'approvazione per la prima volta dopo 140 anni della vita della provincia di Roma del piano del PTPG, del piano territoriale che dovrebbe essere, anzi sarà, è il piano di pianificazione che dovrebbe condizionerà l'attuazione dei piani regolatori dei 121 comuni del nostro territorio, ma che, come sappiamo, strumento di pianificazione importante, se non accompagnato e sostenuto anche da un'idea di vocazione dello sviluppo, rischia di subire umiliazioni, ritardi e di tutta quella infinita serie di pratiche che conosciamo, e quindi di non incidere. Allora, il primo motivo del perché l'idea di un progetto strategico di sviluppo è per dare forza alle scelte di fondo contenute in quel piano, dargli visibilità, dargli coerenza, dimostrare la forza possibile di un modello diverso e di idea di sviluppo per la crescita e per tutto ciò che conosciamo. Il secondo motivo è perché noi avvertiamo che siamo nel pieno di una crisi economica e climatica, che è quella che il mondo ha conosciuto in questi anni, che pone interrogativi molto seri sulla qualità dello sviluppo, più conosciuti, permettetemi di dire, e discussi sui quali c'è stato un forte confronto a livello macro e quindi a livello delle grandi economie, meno, diciamo, riflessione, meno sviluppata e meno, diciamo, diventata pratica e che meno ha prodotto coerenze nell'azione di governo degli enti locali. E invece noi pensiamo, e come vedrete crediamo, che proprio a partire da una lettura della crisi globale nella quale ci troviamo in questo momento a vivere, una risposta per l'uscita della crisi sia proprio quella di prendere di petto la sfida della costruzione di un nuovo modello di sviluppo legato all'innovazione, alla green economy, ad alcuni assi
nuovi da poter proporre, da poter realizzare. Un vecchio modello di sviluppo si è concluso, io dico probabilmente per fortuna, se siamo in grado di proporne uno nuovo, radicalmente diverso e che, come se non meglio di quello alle nostre spalle, può aprire una nuova fase di sviluppo, chiaramente facendo della sostenibilità ambientale l'asse fondamentale del suo agire. Terzo motivo che ci ha portato ad avviare questo lavoro è perché riteniamo e ritengo desueta e davvero vecchia un'idea che si illude che si possa riaprire un ciclo positivo della crescita, dello sviluppo del nostro territorio, ma più in generale del nostro paese, con una pratica che si limita, diciamo, a proporre idee o cose da fare. Questo io lo denuncio come uno dei problemi che abbiamo. L'illusione del dire c'è la crisi, non riusciamo a ripartire e quindi giù valanghe di progetti, probabilmente molti dei quali molto utili e molto condivisibili, presi a sé stante, ma che non a caso spesso rimangono nei cassetti e quando si sviluppano poi non producono quella crescita che ci si augura. E quindi invece noi pensiamo che il problema di questa fase storica non è solo quello di fare più cose, ma in primo luogo quello di cosa fare. Probabilmente coloro che hanno vissuto nella fase successiva, quando Henry Ford indicò un modo per produrre, vissero in una fase dello sviluppo del mondo più tranquillo, dove bene o male si sapeva cosa fare. Noi non possiamo essere pigri, viviamo in una fase storica nella quale siamo chiamati anche a declinare cosa e perché fare di nuovo. E si può riaprire una fase storica positiva se si ridiscute di un possibile nuovo e moderno modello di sviluppo del nostro territorio. Da qui il progetto strategico di un ente che non ha grandi poteri del governo del territorio. Questo è un altro punto importante. Spesso si parla di città metropolitana, di un nuovo strumento di governance, tutte cose giuste, ma il problema che ci siamo posti noi è: prima che si arrivi a un risultato di quel genere, si può fare qualcosa? Noi pensiamo di sì, e la sfida che ci siamo lanciati è quello di proporre appunto un nuovo modello di sviluppo, che parte ovviamente innanzitutto dalla voglia di leggere che cosa ci è successo, e cioè di un territorio che è stato attraversato da grandi trasformazioni. Questa slide che vedete è un gioco che segna però la crescita del consumo di suolo sul nostro territorio dal 1920 al 2010, che può essere semplificato da diverse caratteristiche. Queste sono le due foto del 60 e di quest'anno dell'immagine dai castelli, aerea della realtà come era e com'è di Grotta Ferrata, e che qui abbiamo preso questa fase di Campo Svenuti perché a mio giudizio molto significativa, è un punto di partenza di elaborazione, non può prescindere, se vogliamo capire cosa fare, da questi dati incredibili. Oggi Roma è cresciuta oltre 330 km quadrati, quasi 5 volte in meno di mezzo secolo. Quindi noi siamo immersi in una fase spesso caotica dello sviluppo, della crescita, e una delle prime, diciamo, intuizioni sulle quali si muoverà tutto diciamo, lo sviluppo dell'idea del progetto strategico è quindi quello di lavorare per affermare una metropolizzazione del nostro territorio contro invece quello che si è affermato di una periferizzazione, perché la periferizzazione è quel modello di sviluppo che pure si è affermato e consolidato di un centro soffocato o luogo di permanenza, di funzioni economiche, sociali, culturali, e una periferia ormai in primo luogo e soprattutto extraurbana di residenzialità. Mentre invece affermare a livello metropolitano una nuova stagione che punti alla metropolitizzazione anche della nostra area vuol dire credere e scommettere, come è stato detto, non solo a un'idea di sviluppo basata sul policentrismo, ma anche al fatto che oggi nel mondo le aree che competono sono le aree metropolitane, sistemi urbani complessi,
dotate di logistica, di infrastrutture, in grado di accogliere e di raccogliere le sfide che l'economia mondiale offre e che invece una realtà caotica e complessa potrebbe non cogliere mai. Proprio poco fa era un convegno all'Unicredit di presentazione di questo libro BRIC, che racconta di come lo sviluppo del mondo ormai sia legato allo sviluppo di questi paesi, Brasile, Russia, Cina e India. Uno degli elementi mi ha sorpreso, sul quale gli oratori tutti convenivano, era l'allarme sul fatto che questa immensa ricchezza del mondo che si sta delocalizzando dall'Europa in realtà potrebbe tornare, anzi tornerà o sta tornando, ma tornare e star tornando in quelle aree anche dell'Europa che con più intelligenza si stanno trasformando, si stanno preparando ad accogliere e a raccogliere le opportunità che la globalizzazione può porre. E quindi la capitale metropolitana, che non ha nulla di politico, ci tengo a dirlo, ma che è un'intuizione che vuole riproporre una funzione possibile in questo secolo di Roma come grande capitale internazionale, ma con uno sviluppo che va riorganizzato, perché il grande tema che si ripropone è quello di rendere la nostra area metropolitana una unica entità, una unica realtà, che insieme è molto molto competitiva. C'è stata una prima fase di analisi e di studio, stiamo entrando in una seconda fase di visione e degli assi strategici, che sono quelli che un po' ora vorrei proporre, per poi partire da settembre con la fase più di partecipazione progettuale, alla quale tutti ovviamente saremo chiamati. Che cosa è emerso da questa prima fase di analisi di studio? Io qua avete il librino, quindi davvero sarò brevissimo, ma solo per dare dei dati. È emerso che alcune grandi intuizioni, che poi sono patrimonio probabilmente di moltissimi, ma di un pensiero mai organizzato dentro un progetto, è quello che noi vorremmo fare, i dati sono in parte quelli che si raccontano, e quindi di una crescita molto molto significativa nella prima cintura extraurbana, con dati incredibili nella prima cintura extraurbana. Pensate, dal 2002 al 2009, con punte di crescita di abitanti del 59% a Fiano Romano, del 50% a Ardea o del 40% ad Anzio, il 34% a Bracciano, una espulsione cioè di residenzialità che ha modificato totalmente il tessuto, e impoverito, come poi vedremo, il tessuto sociale, che ha creato una situazione abbastanza unica, anzi sicuramente unica in Italia, ma non credo di poter dire rara anche in Europa, di una grande città come Roma, ormai circondata con soluzione di continuità da 15 città medie con più di 30.000 abitanti e 7 con più di 50.000 abitanti, con paesi, mi permetto di dire, forse vengo smentito da voi che conoscete di più il territorio, ma ex paesi scarsamente conosciuti dai più, come Guidonia Montecelio, che è arrivata a 80, anzi ha superato e si avvia a superare gli 80.000 abitanti, e che sostanzialmente è un quartiere di Roma, almeno nella qualità, nella vita quotidiana e nella vita mattutina. E dentro questa crescita il dato interessante è che c'è una crescita molto generazionale della residenzialità, e quindi una crescita che, per motivi ovvi probabilmente legati al costo, espelle dal cuore dell'area metropolitana i giovani, per collocarle innanzitutto nella prima fascia extraurbana chi? Giovani e stranieri. E quindi abbiamo una situazione nella quale fuori della metropoli sono collocate fasce sociali a basso reddito, come poi vedrete anche in condizioni molto particolari, extracomunitari nella parte sud della provincia, in maniera particolare nelle seconde case, nelle ex seconde case dei romani, ma comunque con un processo abbastanza determinato. Questa crescita
non governata perché a livello metropolitano, per tanti motivi, ma anche perché a livello metropolitano io credo non abbiamo mai avuto strumenti forti di governance del territorio, ha prodotto tra il 91 e il 2006 un consumo del territorio che ha queste caratteristiche, dove vedete il blu, cioè il colore scuro della crescita, non è collocato nella città, cioè nella capitale, ma è più collocato nelle aree, quella più scura qui, Velletri o Civitavecchia al nord, oppure nel basso, la parte più bassa, in concomitanza con la provincia di Latina, nell'area Ardea, eccetera, eccetera. Che è un altro dato, ripeto, che è utilissimo per poi capire come muoversi. Qual è l'altro dato caratteristico? Che quello che è avvenuto è che se c'è stata un'espulsione di residenzialità così massiccia, in realtà, invece, se analizziamo la collocazione nello stesso periodo, cioè attualmente, dei servizi alle persone, qui abbiamo messo quattro grandi categorie, istruzione, cultura e svago, infrastrutture funzionali e servizi commerciali, questa espulsione di residenzialità non c'è stata. Non devo dire a questa platea quello che comporta una crescita che ha questi elementi di disuguaglianza su collocazione della residenzialità senza servizi, ma credo, lo sapete voi meglio di me, siamo a un livello di differenza tale che anche l'espansione urbanistica della città avvenuta negli anni 60, negli anni 70 non ha conosciuto con queste contraddizioni. Io, perlomeno quando vado nei centri dei Salesiani a inaugurare dei corsi la mattina della formazione professionale, li trovo tutti sulla Tiburtina, sulla Casilina, sulla Prenestina, cioè lì dove si andavano a concentrare lo sviluppo urbanistico. Vi assicuro che da presidente della provincia posso andare adesso a Guidonia Montecelio, a Velletri o in questi comuni, ma non trovo affatto un rincorrere alla residenzialità di servizi di qualità o sull'apparato formativo o sulla residenzialità ospedaliera o sullo sport. C'è un processo che si è interrotto. Perché si è interrotto? Per tanti motivi, ma in primo luogo perché siamo abituati a pensare in termini di città, dove uno sviluppo urbanistico della città corrisponde, con ritardi o non ritardi, anche uno sviluppo e un governo organico. Siamo in una fase nella quale questo sviluppo ormai non riguarda più la città, ma l'area metropolitana, e non abbiamo avuto lo strumento per mediare o per governare questa crescita. Tra i tanti problemi, qui è un riassunto delle slide, poi credo nei documenti che avete le avete tutte, è evidente che quello che salta di più agli occhi, non a degli addetti ai lavori, ma ai cittadini, è il tema del trasporto pubblico, che è il dramma del nostro territorio. Questo è uno dei dati che provengono dall'Unione Europea sull'utilizzo del trasporto utilizzato verso il luogo del lavoro, del trasporto del mezzo utilizzato verso il luogo di lavoro. Come vedete, i dati sono chiarissimi: se a Roma il trasporto pubblico è il 32%, a Londra il 60%, a Barcellona il 54%, a Madrid il 54%, a Parigi il 67%. E ci tengo a dirlo, è un dato sull'area metropolitana, cioè sono questi gli effetti dei famosi trasferimenti su ruota che avvengono sulle consolari. Non parliamo della rete metropolitana o del trasporto dentro la città, parliamo dell'area che riguarda, senza polemiche, anche il famoso tema del grande raccordo anulare e di quanto quel raccordo serve in realtà alla metropoli, cioè Roma. È difficile considerarlo, a mio giudizio, uno strumento di percorrenza extraurbana. Questo a grandi linee è appunto una fotografia, solo con alcuni spunti, di quello che siamo, per capire quindi che cosa fare, e che ci ha portato a dire: bene, costruiamo, se questa è la situazione, per cogliere le opportunità che questa area metropolitana ha, perché è sede di ad esempio di reti di piccole e medie imprese di straordinaria importanza, è sede di centri della ricerca scientifica, poli universitari e scientifici che non è uguale in Italia e tra i più competitivi in Europa, è sede e luogo di meraviglie storiche, culturali, ambientali di primaria grandezza, competitivi per intercettare questi nuovi cicli economici che il mondo ci propone. Costruiamo un progetto strategico che si basi
su idee per vivere meglio, appunto, e su alcune grandi parole che definirei valori di indirizzo, che sono appunto quello della coesione e quindi della scelta e della missione di rendere queste comunità, queste città ormai che ci sono, con un più alto tasso di coesione sociale rispetto a quello che oggi hanno, perché anche quello favorisce lo sviluppo, se non vogliamo ricordarci dei problemi solo quando la cronaca nera ce li racconta, la sostenibilità, come ha detto, l'innovazione, che in questo caso vuol dire soprattutto innovazione legata a quanto le nuove tecnologie possono proporci in termini di green economy e di sviluppo sostenibile, l'integrazione per muoversi meglio, le persone, le merci, le idee dal punto di vista sostenibile, e la bellezza come nuovo valore e riscoperta di un valore aggiunto appunto per, come abbiamo detto all'inizio, vivere meglio. E da questi valori abbiamo scelto cinque grandi assi per lo sviluppo, che saranno i cinque assi sui quali noi apriremo da settembre i tavoli di confronto su tutto il territorio, con i sindaci, le forze sociali, le forze economiche. Il primo, un ambiente pulito come asse prioritario per un nuovo modello di sviluppo, e quindi risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili come grande priorità delle scelte di governo. E devo dire su questo risparmio idrico e trattamento delle acque, messa in sicurezza del territorio, innovazione dell'attività agricola, è elemento indispensabile, perché quella crescita distorta, peraltro, che ha visto fuori Roma in particolare, quella crescita demografica in mano a 120 diversi comuni, ha fatto di queste questioni fino a qualche anno fa elementi assolutamente marginali. Pensiamo che cos'è la gestione dell'acqua fuori Roma e quanti passi in avanti stiamo facendo con ATO, ma può e a nostro giudizio deve diventare uno degli assi fondamentali di un nuovo modello possibile di sviluppo e tema da aggredire per migliorare la competitività. Una cultura innovativa, su questi vado veloce per poi soffermarmi di più su quello del territorio, una cultura innovativa per, abbiamo detto, rafforzare il legame tra le persone, queste grandi aree extraurbane, ma extra se partiamo da Roma, ma in realtà che sono luogo di vita di centinaia di migliaia di cittadini in nuove città, Ardea, Nettuno, Pomezia, Anzio, sono un unicum urbanistico ormai, ma vuoti di socialità e di vita culturale. Noi diciamo attenzione, perché invece rappresentano e possono rappresentare una nuova grande opportunità di investimento e crescita. Basti pensare alle meraviglie archeologiche che ci sono e che non conosce spesso nessuno. Uno sviluppo intelligente, su questo stiamo facendo, io vado di corsa, che parta dalla riconversione produttiva, sta andando benissimo a Frascati il centro per l'innovazione, che favorisce con le tre atenei romani gratuitamente alle piccole e medie imprese del territorio intorno alla capitale studi per la propria riconversione produttiva e quindi per intervenire, riduzione del digital divide, riduzione della produzione di rifiuti. Siamo la prima provincia in Italia che ha approvato un piano per la riduzione della produzione dei rifiuti e ci tengo a dirlo con risposte straordinarie delle amministrazioni comunali intorno alla città. Una società unita, ricomposizione del welfare sul territorio come grande, altra grande sfida sulla quale poi, se c'è tempo, interverrò, ma non dico nulla per essere breve. Questa doveva venire dopo, ve lo dico adesso perché c'è stato un errore nel carico, è il sito che poi ripresenteremo, perché tutto quello che abbiamo prodotto e il sito sarà il tratto d'unione dei tavoli che si apriranno e quindi sarà uno strumento molto molto operativo. Ma dicevo, un territorio organizzato che è il punto più importante, almeno in questa sede, sul quale mi vorrei soffermare come quinto degli assi strategici di sviluppo, che punti sostanzialmente a tre grandi sfide: quello di dare vita a un secondo policentrismo, a una riduzione del consumo di suolo possibile se passiamo, come poi dirò,
a un'idea diversa anche del fare sui nostri territori e all'idea indispensabile per sopravvivere e creare uno sviluppo diverso della mobilità sostenibile. Questa ambizione si concretizza e si sta concretizzando anche attraverso alcuni progetti pilota che nei territori stanno diventando la concretizzazione di un'idea di sviluppo del progetto strategico. Noi duriamo in carica 5 anni e quindi avevamo l'assillo di indirizzare il dibattito, ma al tempo stesso, appunto, che ho citato prima, direbbe pianificare, costruendolo anche attraverso delle concretizzazioni di questo nuovo modello di sviluppo. E quindi, ad esempio, a proposito di delocalizzazione di funzioni produttive, lo sviluppo di questo grande progetto dell'autodromo di Vallelunga, che sarà destinato a divenire il nuovo polo motoristico metropolitano. Lì c'è un luogo con l'autodromo che viveva in una condizione marginale e di dipendenza da Roma, sta diventando un polo importante con i comuni del territorio di rilancio di un nuovo modello e luogo produttivo alle porte di Roma, ovviamente legato alla capitale, ma autonomo, che serve Roma e serve al territorio. Il tema delle aree industriali, siamo anche attraverso il sito e una mappatura che stiamo facendo attuale di quali sono i poli produttivi dell'area metropolitana per puntare a una riorganizzazione, quindi studiare dove sono le aree nelle quali si è insediati i poli produttivi, studiarne le caratteristiche, spingere i bandi che abbiamo fatto sulla riconversione energetica e l'utilizzo da parte dei centri, dei poli produttivi dell'energia fotovoltaica sono andati benissimo. Cito quello di Monterotondo come caso pilota di una riconversione avvenuta in 2 anni e mezzo molto molto positiva. I campus scolastici come esempio di che cosa vuol dire ricollocare nella fascia extraurbana i servizi, in questi casi scolastici. Noi abbiamo individuato delle aree, delle proprietà e attraverso un progetto di finanza abbiamo individuato aree extraurbane o in prossimità dove oggi sono gli studenti per costruire delle scuole modello, perché innalzano di molto la qualità dell'offerta scolastica rispetto a un patrimonio scolastico che in realtà si è formato sul residuo della città che c'era e che quindi non segue quelle mappature di ragazze e di ragazzi che sono andati a vivere nella prima fascia e hanno cominciato a fare figli, che non avendo scuole vengono a Roma o per gli asili nido o per stare. Quindi questo progetto già è stato molto, molto avanzato e che ha come cuore a che cosa? Dimostrare che si può produrre e si può fare riqualificando il patrimonio esistente e delocalizzando anche i servizi. I corridoi della mobilità. I corridoi per la mobilità, anche qui leggendo quelli che sono i flussi del trasporto, stiamo intervenendo, grazie a un lavoro di pianificazione fatto dalla precedente amministrazione con il piano di bacino, sull'apertura dei primi cantieri di strade extraurbane riservate esclusivamente al mezzo pubblico. Su nuovi sedimi, 3 sono partiti, con addirittura in un paio gare aperte, Fiumicino ed altre aree, che sono anche qui una sperimentazione di cucitura del territorio per dimostrare che la mobilità è possibile, deve essere sostenibile anche nella dimensione extraurbana. L'housing sociale, e qui mi sembra sia uno dei temi più conosciuti, demolizione e ricostruzione, non intesa come alcuni progetti diciamo più noti e conosciuti legati alla città di Roma, fondati in primo luogo e soprattutto a mio giudizio invece con un aumento dei pesi insediativi e abitativi, ma con proposte molto mirate che stiamo realizzando e che sono possibili anche per, in questo caso, ricollocare un'edilizia e una collocazione di servizi di qualità attraverso questo strumento, che in alcune aree è anche più semplice. E ultimo, ovviamente, la semplificazione
amministrativa. Questo lo dico perché noi abbiamo, se quello è il quadro della crescita, un immenso bisogno, e su questo ci stiamo lavorando, sull'armonizzazione intercomunale dei regolamenti edilizi e dei piani urbanistici comunali generale. Cioè dobbiamo in fretta, e su questo noi ci stiamo mettendo tutta, superare una fase precedente all'approvazione del PTPG, che sostanzialmente, lasciando i comuni da soli, sia non solo nell'attuazione ma nella definizione dei piani regolatori, dell'attuazione dei regolamenti, ha in un'area unica costruito 121 pratiche diverse e le più diverse. La dimensione metropolitana può, e anche grazie ai poteri che la provincia ha acquisito in questi anni, favorire una armonizzazione degli strumenti urbanistici che puntino a una grande semplificazione alla offerta alle imprese, ma anche ai sindaci, di maggiore chiarezza e semplificazione anche qui con l'assillo del fare. In conclusione, questo sforzo di elaborazione un cuore ce l'ha, e questo cuore è dichiarare conclusa per i numeri, i problemi che noi abbiamo visto, l'idea di un modello di sviluppo basato solo sull'espansione e il consumo del territorio, ma contemporaneamente cosciente che questa fase si può superare se ne apriamo un'altra, e con la stessa velocità e con la stessa chiarezza e con la stessa determinazione, che punta alla riqualificazione e alla sostituzione edilizia, alla riqualificazione del territorio, e quindi allude alla costruzione di un nuovo patto per un nuovo modello di sviluppo che, guardando che cosa è diventato il nostro territorio, vuole non solo dire no, blocchiamo tutto perché abbiamo consumato troppo, ma lancia la sfida per rafforzare il tasso di benessere del nostro territorio, di proporre un nuovo scambio. Noi possiamo uscire dalla crisi economica della non crescita e dalla crisi ambientale nel quale il mondo è precipitato come capitale metropolitana, dando il nostro contributo, e cioè inventando e proponendo un nuovo modello di crescita e di sviluppo che si fonda non più sull'espansione o sul consumo, ma sulla riqualificazione, ripeto, sulla semplificazione per quanto riguarda tutta la parte amministrativa, la sostituzione edilizia, la ricollocazione dei servizi per rendere il nostro territorio competitivo. È evidente che tutto questo processo, e concludo davvero, scusate se sono stato un po' lungo, si basa su una premessa di fondo che a mio giudizio deve affermarsi se vogliamo discutere di questo, ma di qualsiasi altra cosa, che è quella della riscoperta dell'interesse collettivo, o del bene comune, direbbe qualcuno, cioè della costruzione di un nuovo patto intergenerazionale, interprofessionale, quello che volete, ma che comprende che siamo arrivati a un punto nel quale o si riscopre questo valore dell'interesse generale che ci spinge a una riorganizzazione del territorio basata sul fatto che potenzialmente Roma, la sua area metropolitana, può ridiventare la capitale del sistema paese, perché è vero che cresce la Cina del 10, il Brasile, l'India, ma dentro la Cina, il Brasile e l'India crescono le aree metropolitane, e che quindi noi oggi abbiamo in questo momento storico dell'Italia una grande funzione, ripensando e riqualificando il territorio, ricandidarci ad essere la capitale del paese, anche perché propositori di un nuovo modello di sviluppo che si basa sull'integrazione, sulle cose che abbiamo detto, e non rinuncia ad essere, appunto, questa è una mappa del centro Ambrosetti che racconta di un possibile sviluppo del mondo, individuando alcune grandi capitali mondiali e alcune grandi capitali regionali. Noi provocatoriamente su Roma abbiamo messo un punto interrogativo, ma perché la nostra risposta ce l'abbiamo. Se ci muoviamo verso queste ambizioni, la nostra sfida è quella di essere una grande capitale mondiale. E quanto, mi permetto di dire, sta avvenendo nel Mediterraneo rafforza tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Cioè siamo immersi, certo, in una fase di grandi difficoltà, ma anche di enormi potenzialità se ci muoviamo in fretta. Grazie.
Bene, ringraziamo il Presidente per la sua presentazione e apriamo adesso il dibattito alla riflessione degli altri relatori di questo incontro. Gli spunti sono moltissimi che emergono dalla narrazione del piano strategico. Non vi è dubbio che la costruzione di questo nuovo modello di sviluppo, che parte da questo slogan accattivante, non tanto le cose da fare ma cosa fare in prospettiva, pone delle sfide e chiede delle proposte importanti sicuramente al mondo imprenditoriale e al mondo delle costruzioni. Un nuovo modello di sviluppo che non può non passare dalle grandi aree metropolitane. Io chiederei allora al Presidente dell'ANCE di dirci la sua opinione su questo nuovo modello di sviluppo che nasce da questa crisi economica. No, funziona questa. Buonasera a tutti. Dunque, ma innanzitutto non mi ero accorto che già la capitale era stata trasferita altrove, spero che i ministeri non li abbiano ancora spostati e sia ancora a Roma capitale. Però dici bene, Presidente, col fatto di un ruolo che può riprendere Roma. Guarda, in realtà condivido molto, anzi comincio dal fatto che questo progetto strategico è la prima volta che sento a livello politico qualcuno che riusa la parola strategia, perché siamo abituati a ragionamenti giorno per giorno a qualsiasi livello, a risolvere, chiedo scusa, spesso a non risolvere i problemi, ma di discutere sull'evento del giorno. Questa purtroppo dipende dal clima in cui siamo immersi, di comunicazione in cui conta stare sull'evento, sulla stampa, e ragionare sulla cosa e promuovere le opere e gli avvenimenti che producono un risultato politico immediato. Questo fa sì che non ci sia più, ed è uno dei nostri problemi, non è il solo come paese, la capacità di fare invece quelle riflessioni strategiche che sono indispensabili in questo momento, che oggigiorno ogni 10 anni vanno fatte. Diciamo che è dalla elezione diretta dei sindaci, dagli anni 90, che non ci si è più addentrati in una riflessione strategica sulla città che sia in qualche modo che guardi a 5-10 anni. Quindi innanzitutto, al di là di tutti i punti che adesso cercherò, diciamo, di sottolineare, che mi hanno colpito, in realtà dico già il fatto di aver messo in piedi un'idea di un progetto strategico che guardi nel futuro è già un sintomo di reazione in un paese scoraggiato e una grande difficoltà di dare convinzione a tutti sul fare qualche cosa. Direi che solo un grande progetto riesce a riconvincere tutti quanti ad impegnarsi. In questo senso parto dall'esperienza di quello che stiamo facendo noi per arrivare a discutere del ragionamento. Ci siamo posti all'inizio dell'anno come Associazione Nazionale Costruttori, sì, potremmo avere qualcosa ancora dalla politica, ma forse dobbiamo pensare un po' che cosa fare da soli, perché qui la situazione sembra peggiorare giorno per giorno, e non faccio il quadro che conosciamo e non mi lamento, ma dal punto di vista della liquidità è poca, le banche ricapitalizzano, i denari pubblici non ci sono, i tempi sono biblici su tutto, quindi diciamo l'impresa, immagino i progettisti, i professionisti e tutti quanti, stiamo in grandissima difficoltà. E allora che cosa si può fare? Abbiamo chiamato anche il Censis, il professor De Rita, che tu citavi prima, a fare una ricerca e una riflessione. Il primo punto l'abbiamo voluto prendere in considerazione, guarda caso è stato l'argomento città, perché in realtà, al di là del tema altrettanto importante delle infrastrutture, l'altro grande tema che comprende anche molte infrastrutture è quello delle nostre città, e il distacco e la lentezza con cui stiamo reagendo a questa crisi globale, la reazione che stiamo facendo rispetto agli altri paesi, vede anche il tema della città al centro dei ragionamenti. C'è uno studio di McKinsey, tu hai già dato infiniti dati, non ne do nessuno se non questo, dice, ed è uno degli infiniti studi, che nei prossimi 25 anni si arriverà a 600 città nel mondo che produrranno il 70-80% della ricchezza globale. Noi ci siamo inventati le città e i centri storici. Le città, la gran parte della popolazione vivrà in aree urbanizzate, e quindi c'è da organizzare questi territori ai fini anche di una competizione economica che sia valida.
E al di là di questo, tutte le città, prendiamo quelle europee che già ci bastano, reagiscono cercando di cambiare le funzioni, cercando di rendere la vita migliore ai cittadini, anche per produrre della ricchezza, per trasformarsi e adattarsi. A nostra scusa va detto una cosa di fondo: noi siamo paese giovane, 150 anni, l'urbanizzazione l'abbiamo fatta nel dopoguerra e tutta insieme, Londra, Madrid, Parigi e tante altre città hanno avuto modo di costruire alla fine dell'Ottocento delle reti di trasporto che noi non ci siamo ritrovati all'improvviso. Fatta questa grande scusante, tutto il resto è il fenomeno che hai descritto. Quindi innanzitutto sull'analisi hai detto benissimo, nel senso che la ricerca, lo studio, la riflessione parte dal presupposto che non l'hai detto ma te lo dico io, le giovani coppie la casa al centro non se la possono comprare, se la devono costa troppo, se la devono andare a comprare fuori città, in queste cittadine intorno a Roma, nel caso di Roma, e naturalmente per i trasporti, essendo i servizi e tutte le attività concentrate al centro, quello che succede lo vediamo tutti i giorni. Quindi siamo già disorganizzati da questo punto di vista. Hai detto non consumo di territorio, e questo è una cosa che ormai mi sembra un volere generalizzato, comunque di ridurlo al massimo e di concentrarsi sull'esistente per modernizzarsi. Hai detto ancora che infatti, no, dicevi tu che Severnini dice che Londra non ha paura del futuro, e infatti se noi andiamo a vedere quello che accade ad esempio a Londra è che ti trasformano quartieri ma anche singoli edifici in tempo molto rapido e te li cambiano di sagoma e te li cambiano di destinazione d'uso, perché prima in quel quartiere servivano alcune cose, adesso ne servono le altre. Li cambiano, li fanno anche belli, poi dipende da quello che riesce meglio e quello che riesce peggio, quindi abbattono, ricostruiscono, trasformano, innovano sul risparmio energetico, fanno tutte quelle cose che naturalmente, crisi o non crisi, diciamo sono indispensabili per ripartire. E quindi tu dici un ciclo si è chiuso. Sì, io direi che si sarebbe chiuso un ciclo di una programmazione lunga sulla carta, di episodi che la modificano, non a caso anche c'è stato sempre un abusivismo diffuso, ma anche deroghe alle procedure ordinarie, perché ci sono sempre stati programmi che poi accelerano improvvisamente e vanno a risultato scompaginando la programmazione. Perché? Perché c'è una lentezza esasperante, la fotografia nostra è evidente, in tutte le procedure amministrative, in tutti i passaggi decisionali. Ora, siccome qui ci conosciamo in tantissimi tra amministratori, progettisti, costruttori, sappiamo bene e sapete bene che tendiamo, diciamo, a non darci da molto tempo più la colpa di quello contro quello. C'è una realtà che esiste, per la quale tutti insieme siamo in un sistema nel quale il tempo è una variabile indipendente dai problemi. I programmi scontano i 15 anni, i programmi complessi di Roma, rispetto a un'Europa che ha 5-6 anni e gli Stati Uniti che ce n'hanno, non ne parliamo, nemmeno 2. Allora, è chiaro che la situazione è di una paralisi totale, di una lentezza, voglio dire, esasperante. È come se camminassimo rispetto agli altri, diciamo a cavallo, e quegli altri con la macchina, oppure ci avessero navi con motori moderni e noi fossimo a vela. Questa situazione ci sta portando a un declino e a una perdita di ricchezza monetaria. Allora, che cosa fare? Condividendo l'analisi che tu hai fatto, devo aggiungere due fatti importanti, e cioè che la popolazione è cresciuta appunto residente all'esterno, ma che i servizi sono rimasti al centro della città, come dicevamo prima, e che il trasporto pubblico non ce la fa. Allora è chiaro che ci vuole un nuovo modello, e tu hai detto un nuovo modello. Bene, e esattamente il discorso che abbiamo pensato è stato questo, lo dico brevemente. Ci siamo fatti aiutare dal Censis per non fare i costruttori che dicono delle cose, ma diciamo andarci a verificare con la gente e con gli studi e con i numeri precisi. Ne è venuta anche lì una bellissima ricerca. Abbiamo poi fatto 2 focus di concentrazione dello studio a Bologna e a Napoli per vedere un attimo il nord e il sud, e che cosa è venuto sostanzialmente fuori? È venuto fuori
che ci sono diversi titoli che in parte ritrovavo anche in quello che tu avevi presentato, e cioè da una parte c'è la necessità di un risparmio energetico, ce lo dice l'Europa, diminuzione del 40% di anidride carbonica entro il 2020. Vogliamo ignorarlo? Non lo vogliamo ignorare, che vogliamo fare? Il 62% delle nostre costruzioni, parlo di Roma, è prima del 71. Capisco che questo è un tema, abbiamo provato tante volte a affrontare. Che vogliamo fare? Li vogliamo lasciare così oppure vogliamo pensare di fare un minimo di verifica anche strutturale? Molte cose stanno bene, ma insomma, e comunque dal punto di vista delle case, anche le case invecchiano, l'80% dei cittadini è proprietario. E che cosa fanno negli altri paesi su questo? Ad esempio in Francia c'è una legge sul decoro che obbliga a mantenere esteriormente i fabbricati in zone di pregio. Stiamo pensando al turismo. Per esempio, negli Stati Uniti esagerano, mettono a San Francisco una targa sull'edificio: questo edificio non è stato realizzato in maniera, norme antisismiche attuali, tu c'entri a tuo rischio e pericolo. È un po' pesante, però forse l'idea della proprietà è che forse questo è meglio demolirlo e ricostruirlo nuovo con le norme antisismiche, varrà un po' di più. Cioè se ne buggerano di alcuni grandi possessori, e non sono imprese privati, mi capite, di immobili, che per non vedersi decurtare il patrimonio non vogliono ammettere che ci sarebbe da intervenire e che non valgono quei valori immobiliari che valgono, perché diciamocela chiaramente. Cioè certo ci vuole il coraggio di affrontare alcuni temi, di mettere in campo alcune cose che vanno fatte sicuramente. Sul piano delle dismissioni forse non vengono create navi di vario tipo, ship e contro ship, ma ci sono cose fatte seriamente con meccanismi di mercato in cui vengono messi a disposizione del privato gli immobili, non gli esperimenti che abbiamo fatto noi nel recente passato. E insomma procedono in modo, l'ho raccontato agli amici, un amico di New York è venuto, abbiamo fatto vedere Roma e naturalmente il Pantheon, quando siamo usciti ha detto: ma voi però siete curiosi, perché non ci mettete un centurione qui? No, dico centurione, si aspetti un attimo, no, un centurione che prende 5 euro per ognuno che entra dentro il Pantheon. E gli abbiamo dovuto rispondere la verità, perché non sappiamo quei soldi a chi darli, li dai a qualcuno che gestisce il Pantheon, lo mantiene, è troppo facile. Noi la verità è che non abbiamo mai messo tasse di questo tipo, perché non sappiamo chi tiene i soldi e come può operare. Cioè è la solita storia che geniali, intelligenti, bravi come siamo, poi affondiamo nel bicchiere d'acqua delle cose più elementari che andrebbero fatte. Allora, di fronte a questa situazione di paralisi da una parte, di impossibilità di fare, di lentezze esasperanti, di deperimento generale, il piano strategico che dici che bisogna fare? Allora, che fare? Qui probabilmente il ragionamento è che ci vuole, e qui è la cosa che dico in più poi tornando a Roma, un piano, un minimo di piano nazionale. Cioè, vale a dire, in Francia siamo andati a vedere che hanno fatto la curva dell'edilizia nell'intervento sulla città, io oggi non ho portato i numeri, ma insomma sono dati oggettivi, è calata fino al 2009-2010 e poi adesso sta riprendendo così gli investimenti. Perché che hanno fatto? Hanno fatto la commissione Attali, ai francesi non è che siamo più bravi di noi, però hanno un modo cartesiano a un certo punto, è un'amministrazione che poi prende e agisce, c'è lo Stato. Hanno fatto 3-4 punti, li hanno messi insieme e poi li hanno fatti partire. Quali? Mutui favorevoli a chi... intervento sulla città esistente? Mutui favorevoli per favorire chi acquista nei centri cittadini, eccetera. Seconda partita, neutralità fiscale, sgravi fiscali per le imprese e gli operatori, col criterio che ti tasso alla fine. Cioè tu non è che ti tasso quando mi compri il fabbricato, poi ti tasso i materiali che uso, poi ti tasso... alla fine, no, ti tasso alla fine del risultato, come avviene in tutti i prodotti industriali. Questa bottiglia è tassata quando esce, non è che me la tassi quando raccogli la materia prima per farla. Hanno applicato questa neutralità fiscale, hanno dato alcuni incentivi fiscali e hanno insistito sul risparmio energetico. Risultato, è ripartito naturalmente l'edilizia economica e popolare. Allora, è evidente che servirebbe
adesso dico una cosa un po' sovietica, un ministero delle aree urbane, che non ci abbiamo più, perché a forza di accorpare ministeri alcune cose non sono più seguite. Per esempio, non si parla più a livello statale, non c'è, se tu vuoi andare a cercare qualcuno dentro un ministero che si occupi delle aree urbane, non esiste. Con chi parli? Con nessuno. Adesso un paese civile e moderno deve avere un luogo statale, nonostante. Seconda cosa, modifica, e questo è complicato, del titolo quinto della Costituzione, perché continuare nei rapporti tra Stato e Regioni attuali è impossibile, non si riesce a fare più niente, perché non è colpa dei singoli, è colpa proprio che la norma rende impossibile capire chi si occupa di che cosa, e questo è un altro fatto. Alcune norme nazionali, che sono quelle che vi dicevo prima, dopodiché la parola ai sindaci, la parola agli amministratori, la parola a lanciare questi progetti nell'ambito di queste norme. Ma di positivo c'è stato che il recente decreto sviluppo ha prodotto alcune norme, per esempio ha rotto dei tabù che sono sempre da approvare dalle regioni e dai comuni, però ha rotto il tabù dell'abbattimento, ricostruzione e cambio di sagoma, ha rotto il tabù del cambio di destinazione, ha introdotto criteri di semplificazione nelle procedure, ha introdotto insomma il principio che forse si può cambiare, se si vuole si può cercare di accelerare e ridurre i tempi, perché questa è l'altra grande condizione che è in mano alle amministrazioni locali, cioè ridurre i tempi dell'intervento del privato e renderlo, diciamo, più fattibile. Ancora i beni culturali a Roma e tutto il patrimonio, che è importante dal punto di vista turistico, e vado a concludere, è rappresentato dal fatto che ovviamente devono avere un parere indiscutibile, non possiamo e non vogliamo altrimenti, ma deve essere un parere posto nel percorso in una posizione chiara, perché ci ritroviamo spesso a tornare al punto di partenza come il gioco dell'oca, proprio perché non c'è questa descrizione degli interventi di tutti i soggetti che devono decidere nelle conferenze di servizi. Quindi ci sono diciamo una cassetta degli attrezzi da utilizzare che è di fondamentale importanza. Dopodiché risparmio energetico, riqualificazione del singolo edificio, interventi su comparti e quartieri laddove è possibile. A Roma abbiamo molti programmi in corso, ma naturalmente ci sono intere periferie su cui intervenire. È stata introdotta la norma che consente di andare dal notaio con i valori di cubatura che vengono ottenuti anche ad esempio da un condominio che ha diritto per l'abbattimento di costruzione che non può fare, di avere una cubatura in più, che può andare dal notaio e farsi certificare e darla nell'ambito del comparto di quell'intervento a chi la può utilizzare. Densificazione delle aree esistenti, voglio dire, sono tutte cose che in qualche modo possono aiutare moltissimo. Allora su questa base è possibile costruire, credendoci, un movimento ed un pacchetto. Noi che abbiamo fatto nel nostro piccolo come costruttori, stiamo sentendo gli ordini degli ingegneri e degli architetti, i sindacati, tutte le associazioni di categoria del settore, Lega Ambiente, e sono tutti d'accordo su questo. Adesso stiamo sentendo le regioni e l'ANCI, e allora io direi questo: mi fa molto piacere stasera, in questo racconto che vi ho fatto, spero non troppo tedioso, scoprire, perché l'ho scoperto adesso con questo invito di cui vi ringrazio, che la provincia di Roma ha già messo in piedi un ragionamento che riecheggia nei titoli e negli sviluppi tutti i ragionamenti che dicevamo: analisi della situazione, proposta di un piano strategico e approvazione di questo piano strategico. Penso che potrebbe essere, anzi è, a quel che mi costa, il primo ragionamento del genere che sia stato fatto e che di cui abbiamo notizia. Quindi da parte nostra, benissimo, cominciamo tanti anni fa con i progetti pilota a Roma per cercare, ci siamo invecchiati su questo, però l'idea che possa iniziare a Roma un meccanismo, per esempio, di avanguardia su questo tema, mentre cerchiamo di farlo magari partire per tutto il paese, non sarebbe sbagliato. Il divertente è che il tema è indovinatissimo, ormai me ne sono convinto andando a cogliere, ci giriamo intorno, e anzi voi l'avete fatto, avete fatto un piano strategico,
il momento è propizio, non ci sono altre grandi soluzioni economiche di rilancio del paese sulla domanda interna, non ci sono molte altre cose da fare, riguarda la qualità della vita dei cittadini, il turismo, riguarda l'edilizia, io credo che provarci non sarebbe sbagliato. I denari dovrebbero essere, da questo punto di vista, un po' esserci, differentemente dai denari puramente pubblici. È chiaro che il salto di qualità è quello su cui concludo e lancio la partita. Ci deve essere un grandissimo salto di qualità. Salto di qualità delle imprese, nel senso che diciamo, intervenendo sull'esistente, se possibile la qualità si vede ancora di più. Quindi salto di qualità sulle delle imprese dal punto di tutti i punti di vista, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità anche... che si intende la sicurezza sui cantieri, si intende la qualità del lavoro prodotto, e noi questo non ci mette paura, però ci vuole un criterio per materiali della filiera di qualità, fare una casa alle norme attuali oggi ancora si può dire che a Roma sta finendo, ma possiamo sfidarci a vedere allo stesso prezzo due fabbricati vicini, uno con le nuove norme dal punto di vista energetico e uno con quelle vecchie, addirittura costano uguale, due appartamenti, uno in un fabbricato di 50 anni fa, non toccato mai, e uno nuovo costruito accanto, perché conta la metropolitana, l'estetica e non conta la qualità, e questo deve finire, quindi bisogna intervenire fortemente su questi canali, ci vuole una rapidità dell'amministrazione, qualità dell'amministrazione che decida in tempi ragionevoli e non biblici, ci vuole un intervento delle banche che non si chiuda dal riccio come stanno facendo in questo istante sotto la spinta di capitalizzazioni forti che gli vengono chieste, e che mantengano la possibilità di intervenire laddove effettivamente ci sono prospettive positive. Ci vogliono i progettisti che credano naturalmente e che si confrontino, come dire, su questa materia, e sicuramente sono pronti e ce ne abbiamo di validi. Allora, come hai detto tu, il cuore del problema esiste, nel senso che c'ha un cuore questo discorso, bisogna crederci, è un discorso che è difficilissimo perché bisogna farlo tutto avanti. Se tu che presidente fai politica, secondo me, ti do un suggerimento, non c'è bisogno, l'hai già fatto, ma se ci credi e metti insieme, come si dice in inglese, gli stakeholders di questi discorsi, che sono tutti quelli che c'hai qui e che ti abbiamo detto, potresti partire per primo su una cosa che oggettivamente è vincente, se riesce, è davvero l'unica cosa buona che ci è venuta in mente, diciamo, di fare in questi ultimi anni, e può essere il salto di qualità. Un amministratore pubblico che pensa alla propria città fra 10 anni e non fra 10 mesi per le prossime elezioni. Grazie. Grazie al Presidente dell'ANCE. La riorganizzazione del territorio della capitale metropolitana, diceva il Presidente dell'ANCE, richiede un salto di qualità da parte di molti soggetti, da parte della politica, da parte dei costruttori, da parte dei progettisti. Richiede anche un radicale cambiamento dei modi e delle modalità di intervenire sul territorio. La provincia di Roma ha un piccolo patrimonio, non so se è un patrimonio o meno, che sono i suoi 17.000 progettisti, che però si scontrano quotidianamente con una sensazione, e cioè che spesso la pubblica amministrazione, non parlo solo del livello politico, chieda tutto tranne che qualità, chiede moltissimo, chiede carte, chiede burocrazia, chiede asseverazioni, chiede sagome, chiede... L'unica cosa che sembra non interessargli è la richiesta vera di qualità. Per esempio, non ci può essere un secondo policentrismo se non si comincia a intervenire qualitativamente su questi centri. Per fare policentrismo occorre fare città, per fare città prima dei grandissimi interventi occorre fare le piazze, i giardini, e occorre farle con capacità progettuali. Questa sfida non può che essere raccolta quindi in questo momento dal Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, per raccontarci la disponibilità di questo patrimonio di 17.000 iscritti che l'area metropolitana, perché parliamo di provincia, ha.
Pronto? Sì, sono ritornato magicamente a parlare, non voleva che tu parlassi. È probabile. È possibile. Allora, intanto devo dire che sorprendentemente io parto quasi con lo stesso esordio di Paolo Buzzetti, ma non è poi tanto sorprendente. No. Cioè anch'io sono rimasto molto colpito dal fatto, sì, è 10 anni che lavoriamo insieme, ho stretto contatto, sì. Anch'io sono rimasto molto colpito dal fatto che questo progetto è un progetto, come dire, strutturato, organico, coerente, e soprattutto che abbia una capacità di individuare una visione del futuro, una visione organica. E non è molto semplice, né molto facile trovarlo in questo momento, questa come dire, riduzione tutto al concreto, in qualche modo questo pragmatismo quasi obbligato molto spesso ci immiserisce il quadro in cui ci muoviamo. E tra l'altro questo piano strategico è fatto in nome di un tema che è un tema particolarmente importante, che è il tema della sostenibilità. Naturalmente, come diceva anche prima giustamente l'architettore Fino, sostenibilità è un termine generale, ma io voglio prenderlo anche nel termine più stretto, quello della sostenibilità ambientale, perché questo è un tema che in qualche modo ci è particolarmente caro. Primo, perché io ritengo che il tema della sostenibilità ambientale sia intanto un imperativo etico, prima di tutto, e poi diventa un fatto culturale e politico, ma prima è etico. E quindi noi l'abbiamo fatto oggetto, tra l'altro, di un evento piuttosto importante che si è tenuto a Roma circa un mese fa, il congresso mondiale dell'UIA sui temi della sostenibilità, in cui appunto si è parlato della necessità di pensare a un nuovo modello di sviluppo. Questa idea di una diversità che non è fatto su un modello espansivo, ma che invece punta ha uno sviluppo compatibile, che guarda al futuro, che guarda cioè alla necessità di pensare a una crescita senza spreco di risorse, senza dispersione di risorse. Si tratta anche di fare di una riconversione di tipo professionale, perché per esempio di fronte a questa sfida c'è un tema che riguarda la pianificazione, gli strumenti della pianificazione, che non possono essere più soltanto quelli economici e sociali, ma debbono diventare anche legati ad aspetti che hanno a che vedere con il territorio nella sua configurazione naturale. Pensiamo per esempio alla presenza dei temi dei venti dominanti, l'insolazione sulle aree, la temperatura media dei lotti terreno o delle aree, la presenza di fonti geologiche, i campi magnetici, le falde acquifere, sono tutte questioni che hanno a che vedere con la pianificazione, una pianificazione responsabile che non può più ignorare questi temi. Questo significa dover spostare in qualche modo anche la prestazione da un livello quantitativo a un livello qualitativo e pensare a uno sviluppo economico che non punta al raggiungimento del risultato economico in tempi brevi, ma a una strategia di medio-lungo periodo. Ora, io devo dire che questo tipo di logica, questo tipo di governo impone un utilizzo di risorse intellettuali fondamentale. Cioè, in un processo di questo genere, la capacità della cultura di far diventare l'obiettivo, un fatto concreto, è assolutamente fondante. Questo cambio di rotta implica anche un riequilibrio delle parti all'interno del processo produttivo, capire bene come si sviluppa l'intero ciclo di produzione della trasformazione del territorio. Perché? Perché oggi spesso questi processi sono cortocircuitati, vengono saltate delle fasi. Provo un attimo a delinearne l'identificazione delle criticità, quindi nasce attraverso l'opinione pubblica l'idea delle criticità che il territorio presenta, l'analisi delle criticità, la decisione politica, alla decisione politica una visione strategica, un quadro generale, la risposta in termini di soluzione del problema, la realizzazione. Sono tutte fasi di un processo, che è il processo di trasformazione del territorio dal momento di crisi al momento della conclusione del superamento della crisi. In questo ciclo spesso alcuni passaggi sono saltati, spesso la fase di ideazione, la fase della progettualità, la fase del contributo intellettuale di pensiero viene saltata, perché non è utile
perché non produce ricchezza immediata. Allora, se si vuole veramente raggiungere obiettivi di questo genere, se si vuole veramente fare questo progetto strategico, non un sogno astratto, ma un fatto concreto, bisogna ripensare e riequilibrare anche il processo, altrimenti non se ne esce. E io dico questo, attenzione, in un quadro, ne abbiamo parlato più volte anche con Paolo, in cui di fatto gli attori che sono questi debbono lavorare insieme. Non è che noi stiamo dicendo noi anziché loro, dobbiamo lavorare insieme. Il quadro di essere, cioè la convinzione che noi siamo all'interno di un progetto unitario, forze produttive, intellettuali, progettisti, ricerca, il mondo universitario, che è un altro straordinario fonte, diciamo, di produzione intellettuale, debbono lavorare insieme a questo progetto. E allora questo progetto deve poter coinvolgere questi soggetti all'interno dell'unico progetto. Spesso noi sentiamo dire dalla politica il coinvolgimento della società civile, è diventato uno slogan, lo usano tutti, ma in realtà coinvolgimento della società civile non significa semplicemente mettere tra i candidati un certo numero di, come dire, esponenti della società civile, significa far ritornare alcune forze produttive del paese protagoniste di questo processo di trasformazione. Quindi coinvolgerle, farle diventare, in questo come ordine noi siamo prontissimi, perché noi riteniamo che in qualche modo noi, l'università, il mondo della produzione possono dare un contributo formidabile, formidabile in questa necessità di trasformazione dei processi di trasformazione del territorio. Quindi noi siamo prontissimi, in questo noi che cosa possiamo chiedere? Noi in qualche modo abbiamo alcuni elementi che sono fanno parte strettamente delle nostre logiche. Uno, abbiamo cominciato a sperimentare con la provincia di Roma, che è quello dei concorsi. Abbiamo fatto un concorso già con un ottimo risultato, ne stiamo facendo adesso, stiamo per fare un secondo, ma identificare una stagione in cui, come avevamo già fatto con una piccola provocazione, abbiamo detto diciamoci quali sono le tipologie edilizie per le quali la provincia di Roma spontaneamente stabilisce che quelle tipologie vanno sempre a concorso, sempre, può essere un punto di partenza. Questo fa nascere in qualche modo un coinvolgimento attivo e responsabile di una larga fetta, diciamo, del mondo che è qui presente. Tra l'altro teniamo conto che la globalizzazione vede proprio nelle capacità intellettuali italiane una delle risorse fondamentali, perché siamo ricercati per questo, per la nostra capacità di produrre pensiero e una produzione alta all'interno del ciclo di trasformazione. Quindi concorsi. Dall'altra, noi siamo pronti a lavorare su fatti assolutamente concreti. Io prima ho sentito, tra l'altro mi è piaciuto molto richiamare la bellezza, che è una cosa che non si sente molto spesso. La bellezza è diventato un termine che sparisce, non si può più usare perché è un parametro, come dire, troppo soggettivo, per cui tutti ne hanno paura. Invece ci piace molto il concorso, in questo senso potrebbe rifare giustizia. Ma siamo pronti anche a darvi una mano su un altro settore, che è quello della semplificazione. Noi, spero, il giorno 8 di luglio annunceremo qui a Roma, con il Comune di Roma, per la prima volta l'attuazione, diciamo, l'adozione di una procedura che noi abbiamo concordato con l'amministrazione, abbiamo regalato all'amministrazione, che è una procedura che consente la presentazione di tutte le pratiche edilizie online, con una verifica automatica della procedura. Con il Comune di Roma era applicata soltanto sulle vie, in questa prima fase. Parliamo, facciamo in modo che la provincia incominci ad adottarlo, per esempio, su tutte le pratiche edilizie, perché questo rende, come dire, innanzitutto molto agevole l'accesso, perché viene fatto online con posta certificata e quindi consente, senza trasferimento di persone, di accedere direttamente alla pratica. Secondo, se, come è avvenuto o sta avvenendo, la regolamentazione sta diventando unitaria, diventa molto più semplice, perché a questo punto possiamo introdurre all'interno del processo le regolamentazioni e quindi fare una verifica automatica dei regolamenti. E questo consentirebbe, per esempio, di rendere possibile la cancellazione di tutta una serie di procedure di inutilità. Tra l'altro, con il Comune di Roma stiamo parlando anche della validazione dei progetti. L'ordine diventa addirittura garante
della validazione del progetto, il progetto è completo e può essere approvato, che è uno strumento per esempio semplificatorio non di poco conto. Quindi in questo senso noi siamo pronti a darvi una mano nel nostro ruolo di servizio per la comunità e non per gli architetti soltanto. Grazie. Grazie. In realtà tutte le bellissime città italiane, piccole, medio piccole, grandi, ci colpiscono e ci stupiscono sempre perché sono sempre l'esito, prima ancora che di investimenti di capitali o di risorse economiche, straordinarie testimonianze di investimenti di capitale intellettuale che nella storia delle città si è concretizzato. Io vorrei dare adesso la parola, a partire dal professor Rosario Pavia e poi all'architetto Luca Zevi, su quali possibili costruzioni di risposte progettuali la cultura urbanistica e la cultura architettonica elabora a partire da questo quadro strategico complessivo. Gli chiederei, allora diciamo, mi permetto di farlo in quanto amici di INARC, di cercare di essere un po' sintetici, perché mi piacerebbe poi alla fine ascoltare un ultimo intervento del presidente Zingaretti sulla base di tutto quello che ci siamo detti. Rosario. Bene, anch'io voglio ricordare Maurizio Marcelloni perché è stato un amico, è anche un ottimo docente, quindi colgo l'occasione per ricordarlo ancora. Il progetto strategico per l'area metropolitana di Roma pone molte questioni ed ha un grande merito di aver riproposto la questione dell'area metropolitana. L'abbiamo sentito dal Presidente, oggi c'è una competizione internazionale tra città metropolitane. E noi in Italia siamo fortemente indietro, indietro dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico e poi via via anche dal punto di vista organizzativo, infrastrutturale, dei servizi. Parliamo dell'area metropolitana dal 1990 in termini formali, fino adesso non abbiamo fatto nulla. Allora forse vale la pena ricordare almeno due esempi europei, Londra e Parigi. Londra ha una grande tradizione, si muove come area metropolitana e si è organizzata come area metropolitana per un appuntamento importante per lo sviluppo della città, cioè le Olimpiadi del 2012. E l'ha fatto come area metropolitana, e l'ha fatto, come dire, con un grande progetto strategico. Progetto che è sostenibile, compatibile anche dal punto di vista economico e che ha rimesso al centro dello sviluppo dell'area metropolitana il fiume fino alla foce. Il secondo esempio è Parigi. Ecco, la grande differenza tra noi e gli altri paesi europei avanzati è che, lo diceva il Presidente, l'ho sentito così mormorare, manca lo Stato, manca, come dire, una strategia nazionale. Allora, dobbiamo ricordare che esiste una legge per Roma Capitale e questa legge per Roma Capitale trova nell'area metropolitana il suo punto, come dire, d'attacco per un disegno strategico che si deve misurare con il futuro. Per Parigi si è attivata una consultazione di grandi esperti, di gruppi interdisciplinari, per delineare uno scenario che deve essere condiviso, cioè che cosa è un piano strategico se non una visione, uno scenario su cui riportare una coesione di interessi. E questa, come dire, la politicità di un piano strategico. Per Parigi si è trattato di attivare una consultazione non soltanto sulle linee di sviluppo, ma anche, come dire, sulla forma della città, sull'idea di città, sulla struttura spaziale della città. Questo penso che sia molto importante, non c'è un piano strategico fatto soltanto di politiche sociali, il welfare, oppure politiche amministrative.
un progetto strategico deve delineare anche un'idea e una forma spaziale della città, soprattutto qui a Roma, dove abbiamo, come dire, delle tradizioni, e queste tradizioni debbono essere sviluppate per ottimizzare e valorizzare una complessità di risorse. Su Parigi si è mosso il Presidente della Repubblica, la Regione dell'Île, dell'Île-de-France, e tutta la pluralità di comuni che, come dire, vogliono un futuro diverso. E la dimensione dell'area metropolitana di Parigi è enorme. Tra i progetti ce n'è uno che connette Parigi alle Havre, tutto un territorio che vuole competere a livello mondiale. Vado rapidamente per punti. Concordo con uno dei temi centrali di questo piano strategico, la mobilità. La mobilità delle persone, aggiungo la mobilità delle merci, che è un settore molto importante e completamente disatteso dalle politiche. Se vogliamo, come dire, un territorio sostenibile dal punto di vista ambientale, dobbiamo intervenire anche sulla mobilità delle merci e quindi sulla logistica. È un terreno completamente non esplorato. Per quanto riguarda la mobilità delle persone, io parlerei con più forza dell'accessibilità, perché l'accessibilità significa rendere il territorio gradualmente, comunque in prospettiva, accessibile in ogni punto, ed è un fatto etico ed è un fatto democratico. Quindi una mobilità che rende accessibile ogni parte del territorio, una mobilità, come dire, che deve puntare sul trasporto pubblico e deve puntare sul ferro, su tutti i sistemi non inquinanti. È un processo molto complesso, molto difficile, occorrono grandi investimenti, ma un progetto strategico deve puntare in alto. La mobilità significa rilanciare un'idea di territorio strutturato su delle reti infrastrutturali, autostradali, sempre di più ferroviarie, reti che si interconnettino, quindi reti integrate tra di loro. E sono proprio le reti che si interconnettono che producono la centralità, non c'è una centralità senza accessibilità. Se devo fare una critica alla realtà romana e anche all'esito del piano regolatore recente di Roma, è che queste centralità non hanno prodotto né qualità, non sono accessibili e sono prive, come dire, di spazio pubblico. Se noi pensiamo di riequilibrare lo spazio della capitale metropolitana, che coincide in gran parte con la provincia, dobbiamo immaginare che queste centralità siano centralità, come dire, accessibili, interconnesse, ricche dal punto di vista dello spazio pubblico e delle funzioni, come dire, emergenti, qualificate di un territorio. Mi avvio alla conclusione. Per quanto mi riguarda, c'è un'ipotesi su cui noi dobbiamo riflettere. Se penso alla provincia di Roma, devo dire che la provincia di Roma ha dei porti importanti che in qualche modo debbono rientrare nel piano strategico, e vi dirò anche perché. Il porto di Civitavecchia è un porto molto importante dal punto di vista crocieristico del traffico passeggeri e dal punto di vista del trasporto merci nave, automezzi pesanti, 700.000 tir all'anno, oltre 4 milioni di passeggeri, 10 milioni di tonnellate di merci e soprattutto anche un settore container che cresce. La realtà di Civitavecchia non può essere vista a parte. Contemporaneamente abbiamo un comune, quello di Fiumicino, che si è dotato non soltanto di alcuni progetti per il porto turistico, no? Ne abbiamo diversi ormai per circa 5.000 posti barca, ma c'è un piano regolatore portuale che rilancia Fiumicino come porto commerciale a tutti gli effetti. Ora, la questione del porto di Fiumicino visualizza molto bene dal punto di vista spaziale il rapporto che è storico, che è geografico, della città con il suo fiume e il suo mare. Cioè ci viene dalla storia, ma su questo devo dire che dal secondo dopoguerra non si è più lavorato. Fiumicino non è soltanto il porto, c'è un interporto e soprattutto c'è, come dire, un aeroporto che è il più grande d'Italia, è un vero hub, e all'intorno dell'aeroporto c'è un sistema logistico irrazionale
che va messo, come dire, a regola, che va ottimizzato. C'è stato un boom del settore logistico immobiliare che è sfuggito a qualsiasi pianificazione. Allora, io riporterei l'attenzione nel piano strategico sulla questione portuale, sulla questione del fiume, del resto sull'asse centro-città di Roma e Fiumicino si sono addensate tutta una pluralità di attività, tra cui l'ultima, la Fiera di Roma. Voglio dire, tutto questo non ha prodotto né qualità, ha prodotto congestione e non ha prodotto quello che avviene in tutte le città europee, cioè la riqualificazione ambientale del fiume. Finisco veramente, Francesco, ti vedo un po' preoccupato. Finisco di corsa. Anche Roma partecipa, come dire, ad una candidatura olimpica per il 2020. Ora, le città si riorganizzano attraverso gli eventi. È un dato di fatto. Allora, che cosa scopri se tu vai a vedere la proposta di Roma olimpica? Che si riorganizza, come dire, l'asse settentrionale del Tevere. Si parte dalle Olimpiadi del 1960, dal Flaminio, che è stato un bel momento della storia urbanistica di Roma, e si va su verso Saxa Rubra e verso l'aeroporto dell'Urbe. Allora, significa che c'è un progetto implicito, c'è la possibilità di riorganizzare l'area metropolitana di Roma sul suo asse storico, è il fiume. E poi, chiudo con lo slogan, quest'area metropolitana può essere un'area metropolitana portuale, e ha fatto bene il Presidente a ricordare il Mediterraneo. Cioè, Roma è una città mediterranea, e tra il Tirreno e l'Adriatico si può candidare anche per riconnettere, come dire, non soltanto il nord e il sud attraverso il corridoio numero 1, ma anche con un'alternativa al corridoio numero 5, pensando ad una direttrice Tirreno, Lazio, Abruzzo, Adriatico, area balcanica danubiana. Io penso che questo possa essere uno scenario molto interessante e forte per l'area metropolitana. Grazie. Grazie. E Luca recentemente ha scritto un libro che ha un titolo molto significativo, parla di cose diverse ma non distanti di quelle, rispetto a quelle di cui abbiamo parlato stasera, che è la conservazione dell'avvenire. Questo piano strategico disegna un'ipotesi di avvenire da conservare anziché dissipare il futuro. Sì, sicuramente Roma ha, diciamo, sofferto negli ultimi anni di mancanza di proiezione nell'avvenire. Ecco perché questa sera è liberatorio per tutti sentir parlare di strategia e sentir parlare di scala della dimensione di Roma, che è una scala metropolitana, che è una scala policentrica, anche grazie a una storia particolare che ha il nostro territorio, che è diverso da tante altre capitali che citava il Presidente, no? Le città, appunto, per esempio della Megatia, le metropoli del terzo mondo, che in realtà sono megalopoli, cioè sono, diciamo, edificazioni continue. La nostra non lo è, perché noi abbiamo una storia particolare e un secondo policentrismo, come recita il documento, che può appoggiarsi su un primo policentrismo storico molto forte che esisteva. A Roma, e questo è stato sottolineato a partire da Francesco e da Rosario, un piano strategico non può che poggiare però su una visione forte che è di ordine territoriale e di ordine progettuale. Mi fa piacere dirlo in questa sede in cui siamo insieme, diciamo, fra l'altro progettisti e imprenditori edili e costruttori, perché alla nascita, nella genetica dell'INAR, nata nel 1959, c'è un progetto strategico per Roma che è stato molto discusso, soprattutto è stato affossato, che era quello dell'asse attrezzato. Asse attrezzato che si andava formando in quegli anni prima che il piano regolatore fosse portato a conclusione. Ed è un progetto che è contemporaneamente infrastrutturale e edificatorio, sul quale non solo la creatività di un gruppo di architetti, ma anche un settore importante dell'imprenditoria edile romana
si è profondamente schierato, cioè un progetto che, al di là, ripeto, dei motivi per cui è tramontato, però era un progetto forte per Roma, che prendeva atto della nascita di un secondo centro di Roma, a Roma, che era l'Euro, avvenuta durante il fascismo, e tendeva a sviluppare, e questa è una novità anche in termini di apertura al territorio, che è il tema che stiamo trattando questa sera, una nuova centralità lineare contrapposta invece, diciamo, a un accentramento continuo, ma anche semplicemente alla creazione di un nuovo centro concentrato, cioè l'idea che nell'epoca della mobilità una nuova centralità fosse una centralità che doveva essere lineare, doveva essere una centralità in movimento anziché una centralità statica. Sono successe molte cose, diciamo, da allora a Roma, e c'è stato un altro momento, secondo me molto importante, purtroppo breve, che è stato quello in cui agivano contemporaneamente a Roma Renato Nicolini come assessore alla cultura e Aldo Aimonino come assessore al centro storico. Carlo Aimonino, scusate, come assessore al centro storico. In quel momento, diciamo, c'è stata una forte ripresa del senso della necessità di doversi appoggiare alla grandiosa storia progettuale di Roma per progettare il suo futuro, con, diciamo, l'idea di una conservazione e valorizzazione del centro che piano piano andava espandendosi, questo più certamente con le iniziative dell'estate romana che non con azioni, diciamo, progettuali e, diciamo, fattuali dirette che richiedono un tempo maggiore, ma un tempo più lungo che in quel caso non c'è stato, ma una impostazione che sapesse veramente trarre dalla storia di questa città la forza, le energie per un progetto proiettato sull'intero territorio metropolitano, intero territorio metropolitano che poi va a trovare i centri che sono anche quelli centri storici della provincia di Roma e quindi dell'area metropolitana di Roma. Se in qualche modo il progetto strategico sottolinea le discontinuità che sono presenti sul territorio romano e l'importanza di salvaguardarle, queste discontinuità esistono perché il territorio romano era policentrico già da un tempo molto antico, e quindi anche le nuove residenze, in maniera del tutto disordinata, sono andate ad appoggiarsi però su centralità storiche che esistevano già e che in passato più di oggi agivano in maniera efficiente in sintonia con il centro di Roma. Tutto questo discorso per dire che l'idea di un nuovo modello di sviluppo economico della città metropolitana di Roma non può non accompagnarsi, diciamo, pena secondo me la sua difficoltà di realizzarsi, con una nuova modo di intendere, diciamo, il territorio, una nuova visione del territorio, nel quale tutta, diciamo, la politica di recupero e di sostituzione edilizia, diciamo, può andarsi ad inserire nel momento in cui anche, e qui già il Presidente faceva un'allusione interessante, a una nuova tipologia di viabilità che per esempio in alcuni casi è dedicata solo ai mezzi pubblici, ma anche, diciamo, una nuova tipologia di mobilità che abbia anzitutto nel design della strada stessa un contenuto importante, nella sua integrazione con l'edificazione, che è un'integrazione che può essere, diciamo, di coinvolgimento, come sempre spesso è avvenuto, diciamo, che avveniva prima l'edificazione e poi la viabilità gli andava dietro, ma in questo processo però di recupero e sostituzione io credo che si possa inventare anche un tipo di infrastruttura che sappia interagire con la nuova edificazione, arrivando, diciamo, a un processo unitario di infrastrutturazione e di edificazione. Altrettanto vale per il discorso, diciamo, per un discorso di realizzazione di impianti importanti, e si faceva riferimento anche a questo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ecco,
Questo è un tema molto delicato perché il territorio romano, come sappiamo, è un territorio prezioso quasi dappertutto, quindi per produrre grandi quantità di energia si devono realizzare delle centrali importanti che vanno a occupare porzioni importanti di territorio romano. Ecco, allora anche qui l'invenzione di una tipologia di infrastruttura che insieme alla mobilità si porti anche la produzione di energie rinnovabili, in altri termini, la dico con uno slogan anche io, dei viali alberati del nuovo millennio, i cui alberi, i cui cespugli sono, con un design accurato, dei sistemi di produzione da energie rinnovabili, significherebbe anche qui produrre grandi quantità di energia senza compromettere, anche con gli impianti, oltre che con l'edificazione, aree territoriali preziose troppo importanti e, diciamo, arrivare a competere realmente con le grandi metropoli come, diciamo, città che capaci di adottare delle energie alternative. Quindi io credo che questa serata in cui, come dire, si rileva, e questo il piano territoriale lo dice, la società è andata costantemente più avanti di quello che non sono andati, diciamo, la politica e anche la progettazione, cioè la città è diventata metropolitana, la pianificazione no. Tutti gli sforzi enormi, diciamo, legati alla pianificazione di Roma negli ultimi 15 anni sono stati sforzi di conoscenza importante che non hanno però contribuito a creare un progetto su cui la società si potesse aggregare. Nel frattempo la società si organizzava diversamente, si decentrava, creava un sottofondo di metropoli sul quale diciamo, dobbiamo andare a pianificare. Ecco, mi sembra che il fatto che questo giro di consultazioni cominci in questa serata mi sembra ben augurante perché ci sono degli operatori importanti, gli operatori edili in primo luogo, che sono coloro che costruiscono la città, gli architetti che desiderano contribuire, diciamo, in maniera creativa alla sua costruzione. Credo che questo progetto strategico possa ottenere da questo consesso una linfa e un'energia che gli possono dare una forte spinta. Grazie. Bene, mi sembra che tutti gli intervenuti, più che parlare, come dicevamo all'inizio, di cose da fare, hanno dato delle idee su cosa fare, e chiederei a questo punto a Nicola Zingaretti una sua riflessione conclusiva di questa serata. Soprattutto breve, lo assicuro. Parlerò davvero pochissimo, prima di tutto per ringraziare, ovviamente, ringraziare dell'appuntamento, delle cose dette, degli attestati di fiducia su quanto riusciremo a realizzare, che ovviamente assumiamo con grande responsabilità. L'appuntamento e l'avvio da settembre di questo lavoro sarà importante per questo, anche come verifica. Due cose brevi. Il primo legato a questo, non è banale la scelta che abbiamo compiuto di non proporre un piano strategico di sviluppo ma un progetto strategico di sviluppo. Non è un tema solo grammaticale, ma il piano, lo sapete voi meglio di me, fa esplicito riferimento a uno strumento di pianificazione delle città, dei comuni in particolare, che hanno come caratteristica appunto quello di progettare 10 anni e hanno anche però gli strumenti legislativi per realizzare attraverso i piani di sviluppo ciò che si è pianificato. Le province no, e quindi noi eravamo un po' fermi sulla scelta di non fare nulla, avendo già il PTPG come strumento di pianificazione, oppure tentare una sfida più culturale e di indirizzo, e quindi progettuale appunto, che però ha come anima cosa? La necessità di suscitare dibattito, utilizzare gli strumenti di pianificazione che abbiamo per correggere lo sviluppo e promuovere nuove idee. È evidente che però il progetto strategico di sviluppo dell'area metropolitana, portando con sé un'idea di città, stimola e indica anche quello che dovrebbe essere un rapporto corretto tra la città e la legislazione nazionale.
Quello di cui noi avremmo bisogno a proposito di riforme da fare è quello di un processo di riforma che riguarda anche la capitale d'Italia, che affronti il vero tema che abbiamo, che è quello della semplificazione, del superamento dei due enti, per arrivare a un unico ente dotato di strumenti di pianificazione e di attuazione, a mio giudizio legislativi, tali da fare tante cose che si sono auspicate. Il vero, ora questo lo dico a quest'ora e fuori da un dibattito, diciamo, giornalistico, perché evocherebbe subito scenari di dietrologie sui quali nel nostro paese siamo tutti bravi, ma il vero e la vera riforma di cui noi avremo bisogno, se questa è la città nella quale viviamo e la dimensione dei problemi è questa, di una riforma che dice si superano gli attuali strumenti di governance del territorio nel Lazio, si costruisce una capitale metropolitana con poteri legislativi e un'altra regione senza la capitale che diventa l'altra regione italiana. Questo dovrebbe essere lo schema a cui tutta questa roba qui porta, perché allora sarebbe un piano strategico di sviluppo che oltre alla progettualità ha gli strumenti immediati per regolarli. La cosa importante è che, visto che siamo tutti stanchi però di evocare progetti e stare fermi, il progetto porta con sé delle idee da praticare e anche delle suggestioni da realizzare, a prescindere se poi la grande riforma si fa. Ne cito una per tutti, che invece potremmo fare subito, che riguarda il tema della mobilità. Se le cose sulla mobilità che ci siamo raccontati sono vere, e sono vere, è palese che se noi rimaniamo in una situazione nella quale la mobilità oggi è sotto l'egida di 7 almeno diverse istituzioni, cito ATAC, COTRA, Roma Metropolitana, Ferrovie dello Stato, Comuni, Provincia e Regione, cioè è palese che non solo non accadrà nulla, ma quello che accadrà probabilmente non sarà buono, se posso. Ah, e ANAS, ho dimenticato. Quindi adesso le sovrintendenze, tutto quello che... Allora, ad esempio, un tema invece attuale e che noi da settembre rilanceremo con forza come una di quelle elementi che si possono da subito conquistare, non aggiuntiva degli strumenti di pianificazione esistenti, perché diventerebbe un altro carrozzone, ma sostitutiva della pianificazione, è l'Agenzia Provinciale della Mobilità, che dovrebbe essere il luogo nel quale quelli e Moretti già ha detto che è disponibilissimo, non solo a crederci ma ad investire, che ad esempio offre a un territorio unito un luogo della pianificazione, almeno io dico, non pretendo di dire la gestione, ma almeno di pianificazione degli interventi della mobilità a livello metropolitano, che sarebbe già almeno un grande interlocutore. La seconda cosa che voglio dire, questo invece per spezzare una lancia su quante cose possiamo fare in maniera molto concreta, e a proposito di quanto è importante innovare, dove per la parola innovare c'è il concetto di fare le cose che abbiamo sempre fatto, ma in forma nuova, e di fare cose nuove, ma sul primo punto è un atto amministrativo che è di fatto operativo e che cambierà non poco, ad esempio, e riguarderà anche l'economia locale, è ad esempio il fatto, cito un caso che però è nel nostro core business, i plessi scolastici, sono oltre 320, di cui noi gestiamo la manutenzione, la gestione del calore, eccetera, eccetera. Noi avevamo un vecchio bando che fu fatto addirittura, credo, 9 anni fa, e che prevedeva un unico lotto per 9 anni e che sosteneva e pagava a chi vinceva il consumo del gasolio. Noi fra qualche giorno presenteremo il nuovo bando che introduce una piccola grande rivoluzione. Ovviamente 4 lotti è solo per 3 più 5 più 5, ma soprattutto introduce un concetto che il pubblico pagherà il livello di riscaldamento che indichiamo per le scuole e poi chi vince il bando pensa lui a come realizzarlo. E questo porterà non solo addirittura, vedete l'innovazione, a un risparmio economico, ma probabilmente a un efficientamento dei plessi scolastici che interviene esattamente su quella necessità di rinnovare, modernizzare e adeguare quello che c'è oggi come patrimonio. E questo basta, punto, è una cosa che non è che si farà, si fa, e si farà in un'area metropolitana che è la più grande d'Italia,
su 350 edifici scolastici. Noi avremo quattro grandi operatori che saranno coloro che assegneranno il bando, e abbiamo introdotto un'altra novità: ci sarà un quinto lotto che sarà il controllore degli altri quattro, affinché noi in ogni istante possiamo sapere se come è stato fatto. Ma noi siamo già sicuri che questo provocherà, ad esempio, non solo un enorme risparmio per l'amministrazione pubblica in termini quantitativi, ma anche un grande investimento di chi vincerà i lotti ad efficientare le infrastrutture scolastiche, aprendo un circolo virtuoso. E questo non è che si può fare, questo si sta facendo, si farà e introdurrà. Così come ha funzionato, altra cosa che si può fare, il progetto di finanza per mettere sui tetti di tutti gli edifici scolastici della nostra provincia gli impianti fotovoltaici a costo zero per l'amministrazione pubblica, e a regime, che noi prevediamo a 2 anni, l'inizio di un forte risparmio per quanto riguarda l'approvvigionamento. E terzo, il lotto unico che stiamo facendo per la telefonia, che riguarda meno la platea, ma anche qui è un uovo di Colombo, perché noi avevamo su 350 plessi scolastici 350, una giungla di 350 rapporti, facendo i lotti e unici andremo a un altro drastico taglio. Questo perché lo cito, non per fare l'elenco della spesa delle cose che si sono fatte, ma perché improvvisamente siamo immersi in una fase nella quale, a un'elaborazione strategica che guarda al futuro, perché noi se vogliamo, come abbiamo detto, riaccendere i motori della macchina, dobbiamo avere il respiro e la visione per guardare al futuro. In realtà, facendo questo, scopriamo anche come immediatamente questo futuro può iniziare, migliorando la qualità della vita, l'efficienza dell'amministrazione pubblica e anche l'economia, che attende forse questo segnale. In questo il progetto strategico è insieme questi due aspetti: pianificazione, strategia, ma anche cambio concreto della qualità della vita, perché poi alla fine l'ambizione a vivere meglio è quello che la mattina ci spinge a alzarci dal letto e cominciare la giornata. Quindi farla diventare anche un progetto politico non è male. Grazie davvero. Bene, la presenza di questa sala piena alle 10 di sera testimonia l'interesse degli argomenti. Grazie per aver partecipato e buonanotte a tutti. Sentire la seconda parte, ma...